Io pensavo di averle viste tutte veramente, invece questa mi mancava. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Parliamo di Formula 1, del Gran Premio del Belgio, di quello che sta ancora succedendo. Non ci si sta capendo nulla. Stanno facendo una confusione veramente madornale. Pioggia, piove a dirotto, visibilità scarsissima. Ma che cosa ci mettete ad annullare questa gara? Era una decisione che dovevate prendere prima. E invece, che cosa è successo? Non l'hanno annullata. Dopo, tra l'altro, le polemiche che si sono scatenate ieri con la bandiera rossa che non è stata data subito, l'incidente di Norris, eccetera, eccetera. Avrete visto, probabilmente, insomma. Ma quello che è successo oggi è un qualcosa che non ho mai visto. Allora, partenza posticipata per pioggia e fin lì ci siamo. Comunque pioveva a dirotto e visibilità zero. Poi, arrivati ad un certo punto, dopo una lunga, 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 lunga attesa, che io a quel punto ho detto: vabbè, rinvieranno questa, cioè annulleranno questa gara, perché si sono verificati comunque episodi nello sport di annullamento. Cioè, se tu annulli una gara per condizioni meteo avverse, per non disputabilità della gara stessa, è una cosa normalissima che può succedere. Cioè, se arriva una tempesta, ma cioè, tu che cosa puoi fare contro la natura? Nulla, quindi annulli la gara, ovvio. In questo caso, che cosa è successo? È successo che hanno atteso, hanno atteso, hanno atteso, hanno atteso, fino ad arrivare che ho letto, diciamo, in televisione. Io avevo dato quasi per scontato che non si corresse più ormai, anche perché si stava facendo una certa ora. Ho letto ripartenza alle ore 18 e 17. Lì ho detto: ma vabbè, fammi andare a vedere che cosa sta succedendo. Mi sono fiondato di corsa e io credevo: ok, sarà migliorato un pochino il tempo, si gareggerà ugualmente. Poi hanno detto in telecronaca che sarebbe stata una gara di fatto a tempo, cioè perché non si voleva andare oltre le 19, quindi ci sarebbe stata un'ora di tempo, anche se con quest'ora di tempo si sarebbero sforate le 19, ma vabbè, insomma, siamo lì. Quindi appare sul monitor time con il cronometro che inizia a scorrere all'indietro. Gara però in regime di safety car. Io inizialmente, perché anche io sono stato, cioè, sono rimasto confuso e colpito da tutto quello che è successo e da quello che sta succedendo, perché anche perché qui polemiche da una parte, dall'altra, Michael Masi, il direttore di gara, che non ne esce benissimo, perché insomma è una situazione veramente stranissima. Il pubblico che in parte se n'è andato, la maggior parte però è rimasto. Ma fatto sta che si parte in regime di safety car. Io credevo: ok, uno, due giri di formazione e poi si dà il via alla gara. Però, vedendo il meteo nel momento in cui mi sono ricollegato su Sky, ho detto: cioè, ma qui siamo messi peggio di prima. Com'è possibile che fanno ripartire la gara? Infatti, in tutti i settori, di fatto, la visibilità era, non dico zero, ma quasi, come se ci fosse una nebbia fitta. Solo nell'ultimo settore, se non erro, era una gara che si sarebbe potuta correre, ma non si può correre in un solo settore di pista, ovviamente. Poi hanno iniziato a dire che avrebbero assegnato metà punteggio, quindi a Verstappen, cioè chiunque avesse vinto la gara avrebbe, perché si sarebbero fatti comunque pochi giri, quindi in quel caso si assegna quando si fa un minimo di giri. Quando si fanno un minimo di giri, poi comunque se la gara viene sospesa, quindi bandiera rossa per qualsiasi motivo, si assegna metà del punteggio tradizionale, quindi al vincitore 12 punti e mezzo e via via, poi a scalare. Ma che cosa è successo? Che hanno fatto 3-4 giri, se non erro, sono rientrati. Bandiera rossa, gara finita qui. Cioè,
Cioè, abbiamo aspettato tutto questo tempo per questa roba qui. Cioè, veramente, non mi ricollegavo neanche. Non mi ricollegavo neanche, ma anche il pubblico che ha aspettato tutto questo tempo per che cosa? Ok, che magari se avessero annullato la gara sarebbe stata una beffa clamorosa per il pubblico che ha aspettato ore e ore e ore sotto l'acqua e poi gara annullata. Ma così, tra l'altro, stanno facendo la premiazione in questo momento. Ma così è ancora peggio dell'annullamento. Cioè, tu hai fatto un qualcosa di incredibile. Potevi annullare la gara. Potevi, come si diceva in telecronaca, anche fare più giri, facendo vedere insomma che ci avevi provato comunque, quantomeno. Invece tu hai dato proprio l'idea che hai fatto due giri, tre giri giusto per assegnare i punti. Cioè, in questo modo sì, va bene, assegnare punti da una parte è giusto, perché comunque la qualifica ieri si è disputata, devi dare anche merito a colui che è partito primo, quindi, perché comunque in questo weekend qualcosa si è fatto, non è che è stato annullato completamente il weekend, però si è corso una gara, ma non si è corsa di fatto. Cioè, si sono fatti quattro giri dietro la safety car. Abbiamo aspettato tutto questo tempo per vedere cosa? Niente. Cioè, boh, non so come la pensate voi, ma io mi sento. Sinceramente, non riesco neanche a dare un giudizio troppo lucido perché non ho mai vissuto una cosa simile. Sono totalmente in confusione, anche io, vi dico la sincera verità, sono totalmente in confusione perché non ci sto capendo nulla, ma mi è sembrata veramente una cosa brutta, brutta, brutta. Poi va bene, Russell secondo, i festeggiamenti, sì, per loro è sempre un podio e tutto, ma Verstappen primo, Russell secondo, Hamilton terzo. Hamilton che perde questi punti, come la prenderà? Mi sembra una cosa veramente talmente forzata e non vorrei, anzi, secondo me è così, ci sono dietro i diritti televisivi, perché tu comunque la Formula 1 anche per quattro giri vuole buttare le macchine in pista per i diritti TV e questa cosa secondo me non è bella perché veramente, cioè, oggi non c'è stato nulla di gara, nulla, nulla, nulla. Cioè, quando ci ricorderemo del Gran Premio di Spa 2021, che cosa ti vuoi ricordare? Cioè, Verstappen di fatto ha vinto una gara, un Gran Premio che non si è disputato. Boh, cioè, veramente a questo punto fate più giri dietro la safety car, così, cioè, date anche l'impressione che ci avete provato, veramente. Poi, vabbè. Non si può correre, non si vede nulla in pista, cioè rischiamo di schiantarci, quindi amen, non se ne fa niente e si dà il punteggio dimezzato. Ma fare due giri in questo modo solo per una formalità è veramente, boh, una cosa brutta. Sono rimasto male, sono rimasto allibito. Non so cosa ne pensate voi, se propendevate magari per un annullamento della gara. Propendevate, non so, per qualcos'altro. Ditemi voi perché veramente sono in confusione totale, anche io. E ditemi la vostra su questo Gran Premio, non Gran Premio di Spa del Belgio 2021 e alla prossima, al prossimo video.